L'ANAC sulla revoca della segretaria Mollia da parte del comune di Verbania chiede di rivedere la decisione. Provinciale della Valestrona, strada aperta a fasce orarie, istituito a senso unico alternato, il provvedimento in vigore dalle 18 di domani. In località Sasso Gambello, Omegna, è iniziato il disgaggio del materiale instabile, strada chiusa anche per i prossimi giorni. Ritornano le fasce orarie lungo la statale 337 della Valle Vigezzo dal lunedì 8 aprile fino al 7 giugno. Ancora un weekend sulla neve a Macugnaga in Vigezzo, impianti di risalita aperti per la gioia degli amanti dello sci. Il pugile verbanese Ivan Zucco, nominato sfidante ufficiale del campione europeo dei supermedi, Sadio. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizie. Allora, lo avete sentito dai titoli, in primo piano il caso della segretaria comunale rimossa dal suo incarico nelle scorse settimane dall'amministrazione verbanese. Ebbene, sulla revoca di quell'incarico oggi è arrivato il parere di ANAC, si chiede di rivedere la decisione e si parla anche di un clima di isolamento istituzionale. L'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, ha espresso il proprio parere in merito alla delibera del Comune di Verbania relativa al provvedimento di revoca dell'incarico di segretario comunale nei confronti della dottoressa Antonella Mollia. Il caso era diventato di rilievo nazionale dopo un servizio del programma televisivo Le Iene, durante il quale Mollia diceva di essere stata isolata dalla sindaca Silvia Marchionini per il suo rifiuto di annullare il concorso per un posto dirigenziale in comune vinto da una candidata esterna in favore di una partecipante interna all'ente. Qualche giorno dopo la messa in onda del servizio su Italia 1, la giunta verbanese, assenti tre assessori, aveva votato la revoca dell'incarico a Mollia, un parere che l'ANAC in questi casi deve trasmettere di default, salvo silenzio assenso, entro 30 giorni. Nel documento l'ANAC analizza le diverse contestazioni che l'amministrazione comunale ha mosso nei confronti della segretaria Mollia. Nelle conclusioni si legge: tali numerose contestazioni, la cui fondatezza verrà accertata dagli organi competenti nelle opportune sedi, denotano comunque un clima di isolamento istituzionale e scarsa collaborazione con il RPCT, responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in carico del segretario comunale, incidendo negativamente sulla possibilità per quest'ultimo di svolgere l'incarico con piena autonomia ed effettività, che viceversa dovrebbe essere garantita proprio dall'organo di indirizzo politico abilitato dal legislatore ad adottare tutte le modifiche organizzative necessarie affinché ciò avvenga. L'ANAC delibera anche di richiedere al Comune il riesame delle suddette misure, assegnando un termine di 30 giorni per dare comunicazione all'autorità delle determinazioni assunte. Commenta l'avvocata Paola Zanoia, legale della segretaria Mollia: il provvedimento dell'ANAC evidenzia le criticità sempre espresse dalla dottoressa Mollia, la quale attende a questo punto il riconoscimento anche nelle altre sedi. Ora la parola spetta all'organo politico, che dovrà fare le opportune valutazioni in merito all'intenzione di continuare la coltivazione di questa revoca. Sulla vicenda è aperto anche un fascicolo in procura. E ora noi veniamo alla viabilità provinciale, lo sapete, martoriata dalle frane cadute nel lungo ponte di Pasqua. Allora, è concluso il lavoro del pronto intervento lungo la strada provinciale della Valle Anzasca, è concluso, e queste prime opere si torna a transitare. La strada infatti sarà aperta a fasce orario, il transito sarà garantito a senso unico alternato, è prevista una limitazione dei mezzi di carico con tonnellaggio superiore ai 3,5, è sempre consentito, anche se la strada sarà chiusa a senso, a fasce orarie, il passaggio dei mezzi di soccorso, dei mezzi di linea e dello scuolabus. Qui vediamo appunto le immagini relative ai lavori effettuati proprio in questi giorni. Dalla Valestrona rimaniamo nell'Accusio, ma per parlare di un altro smottamento più a valle, a Omegna, in località Sasso Gambello, anche qui si lavora per poter riaprire la strada, ma proprio per consentire queste opere, almeno per i prossimi giorni, l'arteria rimarrà chiusa. Sono entrati nella fase decisiva i lavori per la messa in sicurezza del movimento franoso che c'è stato nei giorni scorsi qui a Sasso Gambello. L'obiettivo è riaprire la strada nel giro di qualche giorno, a metà della prossima settimana. Sì, hai detto bene, al momento si tratta di una messa in sicurezza provvisoria, perché come avete potuto vedere la frana ha
preso sia a monte che a valle della strada. C'è bisogno ormai di interventi con delle infrastrutture, mura di contenimento e quello che serve insomma per mettere in sicurezza la strada, non solo quella comunale per la frazione di Sassolo Gambello per i 17 residenti, ma anche perché poi va a incidere sulla strada sottostante provinciale della Valestrona. Ieri sono stati annunciati investimenti importanti, interventi con 1 milione di euro, il vostro auspicio è che anche qui quei soldi possano arrivare. Allora, al di là delle varie istituzioni che devono rispondere, io dico ciò che sta nei fatti. Noi abbiamo sin dal primo momento attivato tutte quante le istituzioni e stiamo collaborando attivamente con la provincia, infatti il loro geologo è quello che ci ha assistito assieme al nostro e quindi momento per momento queste vicende vengono affrontate in modo congiunto e coordinato. Poi saranno ulteriori passi per trovare fondi, la regione è unica, la provincia è unica, per cui penso che siamo dentro nello stesso identico contesto. Me lo auguro almeno. Ancora viabilità in primo piano, questa volta parliamo di una strada che in passato ha subito delle gravi frane e che per questo necessita di importanti lavori di messa in sicurezza. Parliamo della statale 337 della Valle Vigezzo, perché da lunedì prossimo lungo la strada internazionale ritornano le fasce orarie, allora attenzione. 2 mesi di disagi, ritornano le fasce orarie lungo la statale 337 della Valle Vigezzo. Lo comunica ANAS con un'ordinanza con cui avvisa che la strada internazionale verrà chiusa a fasce orarie nel tratto compreso tra Re e Ribellasca, al fine di proseguire i lavori di messa in sicurezza dei versanti. Nello specifico la strada sarà chiusa al traffico tra il chilometro 23 più 900 e il chilometro 29 più 668 su entrambe le corsie da lunedì 8 aprile e fino al 7 giugno. Nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 12.30 e dalle 13.30 alle 17, tutti i giorni esclusi festivi. L'ordinanza inizialmente parlava dell'avvio delle limitazioni a far tempo da mercoledì 3 aprile, ma è poi intervenuto il sindaco di Re, Massimo Patriti, che ha chiesto di posticipare il provvedimento all'8 aprile, in modo da non precludere una via di comunicazione importante durante questo periodo di esodi pasquali. Al di fuori delle fasce orarie di chiusura verrà disposta la circolazione a senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, con ripristino del doppio senso di circolazione qualora le condizioni lo consentano. Saranno inoltre possibili brevi chiusure non programmate della durata massima di 5 minuti al fine di consentire eventuali particolari lavorazioni. Per limitare i disagi, nel caso in cui in alcuni momenti si dovessero formare code, come durante gli orari di passaggio dei frontalieri, è stabilito che l'impresa dovrà provvedere alla regolamentazione del traffico mediante l'utilizzo dei movieri. E qui diamo questa ampia pagina dedicata alla viabilità nel VCO per parlare di elezioni. Già la data si avvicina, ci avviciniamo sempre più a quell'8 e 9 giugno che avrà, oltre alle elezioni europee, anche quelle regionali e diverse comunali. Noi ora parliamo di regione perché il PD ha presentato i suoi candidati locali. Alice De Ambrogi, segretaria provinciale del PD di professione funzionaria di sport e salute, si candida alla regione come capolista nel collegio del VCO. Da 10 anni in consiglio comunale a Verbania spiega di voler rappresentare una squadra di persone, frutto di un lavoro di costruzione di una classe dirigente e di un capitale umano. Sono orgogliosa del percorso fatto, ha detto De Ambrogi, le nostre candidature non sono individuali ma rappresentano una comunità. Stiamo lavorando sul programma ma senza idee preconcette, abbiamo fatto la scelta di costruirlo insieme alle persone anche non iscritte al PD e ha proseguito: vorrei che la mia candidatura fosse un megafono per le donne perché possano far sentire la propria voce. Questo percorso deve essere condiviso perché dove non c'è partecipazione succede che vince la destra. E ancora, la destra dove ha governato ha creato divisione, come è avvenuto sulla sanità. De Ambrogi ha attaccato il governo regionale che ha una concezione della donna arretrata e non ha fatto niente per la politica della casa. Annuncia che costruirà un programma di politiche sociali, sanità ma anche turismo e sport. L'altro candidato è Lucio Reggiori, già dirigente sindacale CGIL, in pensione con militanza politica dal PC fino al PD. La scintilla per questo impegno, ha detto, è stata vedere la rassegnazione sul territorio. 2 i temi su cui si è concentrato: sanità e lavoro.
Cirio è venuto 5 anni fa a dividere il territorio sulla sanità, dice Reggiori, che via via è sempre più gestita da privati. I dipendenti dell'ASL rappresentano meno del 50%, gli altri sono dipendenti di cooperative e gettonisti. Bisogna rendere questo lavoro appetibile. E ha aggiunto, la Regione ha il compito della formazione professionale, può fare molto. Non possiamo arrenderci al dato di 12.000 persone del nostro territorio che devono andare a lavorare in Svizzera e a una grande percentuale di giovani che non studiano e nemmeno lavorano. Reggiori ha posto poi l'attenzione anche sui temi del lavoro nero irregolare e della sicurezza. Lo Spresal dipende dalla regione, il personale è insufficiente e si preferisce non fare controlli. Ora invece torniamo su un tema di cui ci siamo largamente occupati in queste ultime settimane, ovvero il blocco della circolazione lungo la tratta ferroviaria che da Rona va a Domodossola per lavori di ammodernamento della linea ferroviaria. Succederà a partire dal mese di giugno e fino alla prima settimana di settembre. Si prevedono ovviamente disagi. Da Milano a Domodossola ora si sa che saranno in servizio solamente i treni regionali con autobus sostitutivi nella tratta tra Rona e Domodossola. Nell'annunciare la chiusura del tratto ferroviario tra Rona e Domodossola dall'8 giugno al 9 settembre, si è poco sottolineato che in quel periodo verranno soppressi o deviati su linee alternative i treni internazionali da Milano per Ginevra, Berna, Parigi, una dozzina di convogli per ogni senso di marcia. Quindi penalizzata sarà anche la tratta Milano-Gallarate-Sesto Calende-Arona. I passeggeri diretti oltre confine dovranno recarsi a Milano e scegliere le tratte che transitano su Chiasso-San Gottardo oppure Torino-Fréjus-Lione. Arona, dal capoluogo lombardo, sarà raggiungibile solo con i regionali. Tutto questo avviene quando a Parigi si disputeranno i Giochi Olimpici. I passeggeri da Milano dovranno scegliere la direttrice Torino-Lione. Verrà a mancare anche il tanto promesso Oriente Express, che proprio nel 2024 avrebbe dovuto riprendere le sue corse tra l'Italia e il capoluogo della Francia, transitando dal Sempione. L'onorevole Alberto Gusmeroli, che ha mantenuto stretti contatti con l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana Giampiero Strisciuglio, ha affermato: «I treni passeggeri long haul saranno soppressi nel tratto italiano o limitati a Milano Centrale. I treni merci deviati su altro valico, modificati d'orario per deviazioni via Premosello-Borgomanero, oppure soppressi». Il sindaco di Maina, Fabrizio Barbieri, dice: «La chiusura di una tratta ferroviaria così importante creerà non pochi disagi ai pendolari. D'altro canto, penso che la manutenzione delle gallerie sia un intervento fondamentale per garantire la sicurezza, per cui è giusto accettare il disagio confidando che il periodo di fermo sia breve». Il primo cittadino di Lesa, Luca Buona, aggiunge: «Sarà penalizzato anche il turismo e tutti coloro che scelgono il treno per i loro soggiorni o gli spostamenti». Flavia Filippi, sindaco di Belgirate, lamenta: «Noi sindaci dei paesi in fregio alla linea non siamo stati informati da parte di RFI di questa interruzione. Abbiamo preso la cosa attraverso i giornali. Mi pare poco corretto». Ed ora parliamo di neve, già, perché questo strano inverno che ci siamo lasciati alle spalle e la primavera anomala regalano ancora weekend sulla neve a chi è appassionato di sci. Si potrà sciare infatti in Valle Anzasca, sulle nevi di Macugnaga, al Belvedere, ma anche al Moro, che riapre nei fine settimana. E poi sarà un weekend davvero all'insegna dello sci grazie al NOAA Team La Piana in Valle Vigezzo. Si preannunciano due giornate importanti, gare sociali sì, premiazioni anche, ma ci saranno anche esperti del team che valuteranno la preparazione dei ragazzi. E poi ci saranno ospiti speciali come campioni paraolimpici che hanno vinto davvero molto a livello di Coppa del Mondo. Ma noi torniamo in Valle Anzasca a Macugnaga per andare sulle piste del Belvedere. Dopo una Pasqua, come abbiamo visto, caratterizzata dal brutto tempo che ci ha imposto di stare completamente fermi con tutti gli impianti, ieri siamo riusciti a riaprire gli impianti del Belvedere. Infatti oggi sono aperti, il meteo oggi non ci sta aiutando molto, ma niente in confronto a quello che è stato. Montemoro abbiamo delle veramente condizioni di innevamento eccezionali e da sabato riapriremo. Siamo in un periodo della stagione avanzata, ma con delle condizioni di innevamento davvero ottime qui al Belvedere. Siamo a Pecetto in paese e ci sono delle condizioni di innevamento che a Natale ci sognavamo. Adesso l'obiettivo è portare la stagione fino a quando?
Ma allora l'obiettivo è quello di portare, di confermare la stagione del Monte Moro fino al 1° maggio, come sempre stato, ovviamente con l'apertura nei weekend e nei giorni festivi, e quest'anno eccezionalmente contiamo di arrivare anche a fine aprile con gli impianti del Belvedere. Filippo, azzardiamo un bilancio della stagione fino adesso. Stagione molto complicata, stagione devo dire molto soddisfacente fino a fine febbraio, e poi marzo, da lì è diventata una stagione difficile perché è arrivata la neve, e questo per noi è stato comunque un bellissimo regalo, ma è sempre nevicato nei weekend, quindi abbiamo avuto un solo weekend di bel tempo dove abbiamo riscontrato dei numeri eccezionali. Comunque insomma noi contiamo di concludere bene questa stagione con quest'ultimo mese. Domani, sabato 6 aprile, a Villa Simonetta a Verbania si terrà un convegno sul caso Verbania nel Parco Nazionale Val Grande, organizzato da Italia Viva più Europa. Si parlerà di sviluppo sostenibile e di integrazione tra lago e montagna. L'inizio dei lavori è previsto per le 10:30. Il presidente del Consiglio Comunale di Verbania, Giovan Battista Finocchiaro, ha annunciato oggi che la Commissione Capigruppo ha scelto i benemeriti città di Verbania per il 2024, che verranno ovviamente, come è tradizione, premiati il prossimo 8 di maggio, festa patronale di San Vittore, nel corso di una cerimonia pubblica. Sono Emma Lomazzi, ex presidente delle scuole Ranzoni e presidente di Verbania Musica, che peraltro nel fine settimana avrà l'ultimo appuntamento proprio al Teatro Maggiore. Poi altro benemerito è Cristina Moro, la ricercatrice che ha scoperto le tele del Veronese a Villa San Remigio, Fabio Volpe, presidente del comitato 10 febbraio e promotore del restauro del mausoleo Cadorna, Riccardo Zoia, medico e docente universitario, nonché direttore artistico del coro polifonico San Vittore. La riscoperta della biodiversità attraverso piante, fiori tipiche di quello che è l'ambiente domese è l'obiettivo di un progetto denominato Natura in Città. È stato lanciato dalla Proloco a Domodossola e c'è tempo fino a giugno per scattare una fotografia, fare una segnalazione. Il tutto va inviato a un indirizzo mail che è progettiproloco@gmail.com oppure al numero WhatsApp 378-0624-798 entro il 20 giugno. È un libero censimento sulla biodiversità del territorio del comune di Domodossola. Allora, noi amiamo festeggiare solstizi ed equinozi con l'intento di appassionarci alla bellezza dell'ambiente che abbiamo intorno per difenderlo e proteggerlo da quelli che sono i rischi che stiamo vivendo. Per questo equinozio di primavera abbiamo lanciato una raccolta di fotografie, o se non nel caso di un incontro particolare non si avesse a portata di mano la possibilità di fotografare, una testimonianza della presenza della biodiversità nel nostro territorio, vale a dire animali selvatici e piante spontanee, fiori spontanei. Queste foto o queste testimonianze le raccoglieremo ai numeri dedicati di WhatsApp oppure di posta elettronica fino al solstizio d'estate. A giugno scadrà, con la notte del solstizio, la raccolta dei dati. I dati verranno poi elaborati in un video con un commento musicale che all'equinozio di autunno presenteremo alla popolazione, e vuole essere una maniera certo non scientifica ma proprio soltanto appassionata e amatoriale per testimoniare tutto quello che abbiamo intorno, sia in città, dalla violetta che nasce in mezzo al cemento, e nel territorio circostante, quindi alla riserva del Calvario, le nostre bellissime frazioni. Sabato 6 aprile a Domodossola la seconda edizione di Bici in Rosa, organizzata dal gruppo Positivo e Meglio, che si pone come obiettivo quello di fornire supporto alle donne malate oncologiche. L'evento mira a incoraggiare la pratica dell'attività fisica attraverso il ciclismo ed è l'anticipazione ideale della Giornata Nazionale della Salute della Donna, che si celebra invece il 22 aprile. La partenza è fissata alle 14:30 da Piazza Chavez a Domodossola.
Domodossola, con ritrovo alle 14 l'arrivo alla collina dello sport a Villa Dossola. L'edizione dello scorso anno aveva riscosso grande successo, arrivando a coinvolgere fino a 80 persone. Ora invece siamo al Sasso nello Stagno, che torna come ogni venerdì alle 20:30, repliche sabato alle 18, domenica alle 14, sentiamo le anticipazioni. In questo fine settimana entrano nel vivo le manifestazioni per i 100 anni della sezione Cusi Omegna dell'Associazione Nazionale Alpini. Manifestazioni che poi si concluderanno, avranno il loro clou a settembre, il 21 e 22 di settembre. Ecco, a noi pare interessante, importante ripercorrere un po' la storia di questa sezione degli Alpini, una storia che è fatta di tragedie del passato, pensiamo alle due grandi guerre, la prima e la seconda guerra mondiale, ma è anche fatta di tanta solidarietà, di tanta generosità che gli Alpini hanno messo, diciamo, a disposizione e continuano a mettere a disposizione della nostra comunità. Quindi vogliamo parlare della sezione Cusi Omegna degli Alpini e un pochino di tutti i valori di tutti gli Alpini, e lo faremo con due ospiti che sono già qui con me, e sono Giancarlo Manfredi, che è il presidente della sezione Cusi Omegna dell'Associazione Nazionale Alpini, e Lino Cerutti, che è il referente del centro studi della stessa sezione ANA. Appuntamento quindi a fra poco con gli Alpini del Cusio e di Omegna qui al Sasso nello Stagno. Ora lo sport, partiamo dalla box. Nonostante un avvio di stagione che sarebbe eufemistico definire sfortunato, con l'annullamento causa infortunio della Mariner Boxing Night che era in programma per l'11 maggio a Milano, Ivan Zucco ha già messo gli occhi sul nuovo obiettivo. Già, perché il mancino verbanese, ex detentore del titolo italiano e del titolo internazionale WBC, lasciato vacante sempre causa infortunio a febbraio, prima dell'incontro con lo sfidante croato Luka Plantic, è stato designato come sfidante ufficiale del campione europeo IBU dei supermedi, il francese Kevin Lele Sajou, fresco di difesa del titolo contro l'ex campione del mondo WBA Giovanni De Carolis. La data per l'incontro non è ancora stata fissata, anche se pare probabile una sua calendarizzazione in autunno, o in ogni caso entro il termine dell'anno. Per Zucco, imbattuto in incontri ufficiali dal 2017, anno del suo passaggio al professionismo, si tratterà di una delle sfide più importanti della carriera, considerando anche il livello dell'avversario, che si attesta nel ranking poco al di fuori dalla top 10. Ora il calcio, parliamo del torneo delle regioni. Nella settimana che ha preceduto la Pasqua si è disputato in Liguria il torneo delle regioni, classico appuntamento annuale della Lega Nazionale Dilettanti. Ebbene, a fine torneo, delle quattro categorie in campo, due finali sono state vinte dalla Lombardia, femminile e under 17, e due dal Piemonte, under 15 e soprattutto la categoria principe della manifestazione, l'under 19. Tra i convocati per l'Under 19, provenienti dal girone A di eccellenza, c'erano anche D'Ambrosio Luigi, Bule Bellinzago, Ferrari Enzo, Verbania Calcio, il portiere Mersini Luca e Lischetti Lorenzo, entrambi dell'Accademia Borgomanero. È proprio il classe 2006, lombardo di nascita, Lorenzo Lischetti, l'eroe della settimana. Licio Russo e Massimo Storgato ci hanno visto bene a tempo debito. Per non essere di parte, riferiamo quanto scritto da un giovane collega in occasione della seconda giornata, gara contro l'Umbria. Una giocata sontuosa di Lischetti fa respirare il Piemonte e scalda l'entusiasmo sulla tribuna. Ruleta di classe, finta di corpo, un'altra Veronica. Questa è la ricetta perfetta per evidenziare la condizione del giocatore. Il Piemonte vince 2-1 grazie a una prestazione corale e alle giocate del suo trascinatore Lischetti, che sblocca la sfida dal dischetto e illumina il campo con giocate favolose. Lischetti, che per onor del vero è in prestito dalla Varesina, Serie D, Girone B, aveva segnato anche nella gara d'apertura contro la Basilicata e segna anche nella terza partita, decisivo il suo gol contro la Toscana, spedendo avanti la squadra. Ma il ragazzino si fa espellere nel corso del match dei quarti di finale, vittoria per 2-1 sulla Sicilia e non disputa la semifinale contro le Marche. Allora torna in cattedra Enzo Ferrari del Verbania, che l'anno prima aveva vinto a suon di gol il trofeo della categoria inferiore e anche lui un classe 2006. Ferrari va in rete nell'1-1 che porta il Piemonte ai calci di rigore, vinti poi contro le Marche e che spediscono i ragazzi di Russo in finale, dove torna Lischetti, che fa gol e assist e diventa anche capocannoniere della manifestazione, insieme al giocatore dell'Emilia Romagna, Frimpong. Basket al Palacipir, torna la Paffoni. Alla vigilia di una partita che può rilanciare definitivamente la Paffoni a caccia della quarta vittoria consecutiva, domani al Palacipir contro la Gema Montecatini, c'è da vincere. C'è da vincere per continuare a inseguire il treno playoff e il gruppone che si è creato. E comunque
comunque ci ricordiamo anche della partita dell'andata dove non abbiamo mai messo mano al risultato perché di fatto abbiamo preso 20 punti, però arriviamo da 3 vittorie consecutive, siamo in fiducia e dobbiamo continuare così per provare a inseguire la posizione migliore del treno playoff. Quanto è importante essere padroni del proprio destino? Tanto perché fino a un mese fa la classifica era quasi preoccupante perché comunque le posizioni dei play-out erano lì vicine. Adesso abbiamo ottenuto l'obiettivo minimo che era la salvezza diretta, però abbiamo appunto nelle mani il nostro destino, anche perché dopo questa partita avremo 2 scontri diretti con Piombino e Sant'Antimo che sono da vincere per allungare la stagione. Ora uno sguardo alla nostra programmazione. Come tutti i venerdì alle 20.30 torna Bike Trail Caffè, la trasmissione dedicata al mondo del ciclismo, del cicloturismo nell'Alto Novarese. Luigi Ciccarone e Maurizio Forella in studio andranno alla scoperta dei sentieri e delle strade della linea Cadorna. Io mi fermo qui, è tutto, grazie, buon proseguimento.